Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Per chi è passato la prima volta da qui, io sono Laura. Per i miei cuoricini belli, ciao e bentrovati. Io oggi vi faccio vedere, vi do un'idea su come fare degli spiedini alternativi. Era la prima volta che li mangiavo e mi trovavo in Sicilia. Mia sorella li ha presi dal suo macellaio di fiducia e sono degli spiedini di carne mista. Pollo, salsiccia, pollo, meglio cosce di pollo disossate, salsiccia e maiale, buonissimi. Io vi dico adesso come realizzarli a casa e li andremo a cuocere, visto che si avvicina l'inverno e sono terminate le grigliate, nella friggitrice d'aria. Devo dire che sono venuti pazzeschi. Ovviamente io utilizzo la friggitrice d'aria che avevo in dotazione, quella della Bear, ma voi potete friggerli in qualsiasi altra friggitrice d'aria, friggerli, cuocerli meglio dire. Vi lascio subito alla ricetta e io vi mando un grosso abbraccio. Quindi partiamo dagli spiedini. Noi li abbiamo comprati già pronti e devo dire che l'idea mi è piaciuta tantissimo. Come potete notare, ci sono tre tipi di carne uniti ai peperoni. Quindi troviamo carne di maiale, salsiccia al centro e cosce di pollo disossate, un pezzo di peperone, poi di nuovo maiale, salsiccia e pollo. Vi consiglio di mettere sempre il pezzetto di salsiccia al centro, così che darà la giusta nota di grasso che ci deve essere per non farla venire secca. Quindi andatela ad aromatizzare, scusate, come preferite. Io vado a spennellarli con dell'olio perché li andremo a friggere, li andremo a cuocere, meglio dire, nella friggitrice ad aria. Quindi devono essere un po' irrorati di olio, ok? Non metto aromi particolari, ma direttamente il preparato per arrosti. Se volete condirli voi, vi consiglio di mettere timo, del rosmarino, della paprika dolce, del sale e poi fate la stessa operazione. Quindi andate a preriscaldare la friggitrice ad aria, se li cuocete in friggitrice ad aria, e andate a mettere 200 gradi per 3 minuti, dopodiché andremo ad inserire all'interno anche i nostri spiedini. Io utilizzo questa della marca Bea, che ha in dotazione anche la griglia per gli spiedini. Ovviamente, essendo una friggitrice ad aria di sole 5 litri, ce ne vanno 3, ma voi potete cuocerli in qualsiasi altra friggitrice ad aria. Mi raccomando, è importante sempre irrorarli con un po' di olio, altrimenti vengono secchi e asciutti. Quindi andatela ad inserire nella friggitrice ad aria che avete già preriscaldato, come vi ho detto prima, e impostate la modalità carne. In questo caso nella friggitrice ad aria Bea ci sono 8 funzioni, tra cui anche quella carne. Poi andate ad azionare lo start e impostate 13 minuti. A metà cottura andate a rigirare. E già da qui si può notare la bontà. Ovviamente i miei spiedini erano enormi. Se li fate più piccoli ce ne vanno pure 4, se i pezzi di carne sono più piccoli. Un'altra cosa che vi volevo dire, ragazzi, mi raccomando, state attenti ai tempi a seconda della vostra friggitrice ad aria. Questa della Bear ha impiegato 13 minuti esatti e andiamo a vedere come sono venuti, davvero buonissimi. Io vi consiglio di provarli, questo tipo di spiedino con carne mista, perché sono davvero la fine del mondo. Magari mettete anche un po' di cipolla al centro, ci sta benissimo, a me piace, a mia sorella meno. Devo dire che questi spiedini di carne mista erano davvero fantastici, succulenti al punto giusto, e in meno di 15 minuti mangerete qualcosa di spettacolare. Specialmente adesso che viene la stagione invernale, non si può grigliare più fuori, la friggitrice ad aria è un ottimo aiuto. Consiglio per chi utilizza la friggitrice ad aria, ovviamente i tempi regolatevi voi, e per ottenere delle cotture omogenee dovete sempre andare a mescolare gli alimenti a metà cottura. È davvero importantissimo, ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, adesso ve l'ho detto. Spero che l'idea di questi spiedini vi sia piaciuta, scrivetemelo giù nei commenti e se vi va seguitemi anche sui social. Io vi mando un grosso abbraccio, alla prossima dalla Cucina del Cuore. Ciao carosi belli.